Una carriera spesa su e giù sulla fascia, a rincorrere gli avversari, ad arrivare sul fondo e a mettere i palloni al centro per gli attaccanti. Davvero difficile il ruolo del terzino, poi nel calcio moderno è completamente cambiato, i terzini fanno davvero di tutto. Ma nel calcio degli anni 90 era ancora più difficile essere dei terzini davvero bravi, dei terzini più ambiti dalle grandi squadre, dai grandi club. Chi era il migliore? Il miglior terzinaccio, come si definisce lui, di quei tempi? Beh, sicuramente Stefano De Angelis, e oggi a Legends c'è proprio lui. L'obiettivo di ogni giocatore è diventare grande. Il ricordo più importante le sorge in Acoli, in Napoli. L'obiettivo di ogni giocatore è diventare grande. Diventare leggenda solo per poco. Una Serie A sempre sfiorata, su e giù come il Nasdaq sulla fascia, per anni il miglior terzino, uno dei migliori terzini sinistri in circolazione, e però questa Serie A, Stefano? È mancato sempre quel qualcosa in più, probabilmente da parte mia. Probabilmente perché era un altro calcio, molto, credo a livello tecnico, molto più competitivo dell'attuale. E basti pensare che in quegli anni i terzini sinistri più importanti che c'erano, stiamo parlando di Maldini, quindi era un po' complicato arrivare a quei livelli, anche per esempio le squadre magari un po' meno quotate, no? Poteva essere in quegli anni, non so, stava in Serie A il Parma, l'Empoli, con terzini sinistri come Tosto, che era veramente tosto su tutti i punti di vista. Calabresaccio anche lui. Diciamo che non era facilissimo. Già aver raggiunto quell'obiettivo, tanti anni di Serie B, fatti come ha detto te comunque a buoni livelli, mi hanno fatto togliere molte soddisfazioni comunque. Tra l'altro poi il ruolo che adesso è cambiato totalmente, no Stefano? Cioè i terzini sinistri, io penso in grande, penso ad Alaba, è uno che parte sulla sinistra, poi sta al centro della difesa, poi te lo ritrovi anche a centrocampo. Beh, un po' come ho fatto io a fine carriera, perché gli ultimi campionati, vincendoli anche, tipo ad Avellino, tipo a Genoa, ovviamente la forza non era più quella del giovane De Angelis, mi hanno portato a giocare, diciamo, da difensore centrale, prima a 3 e poi a 4, quindi naturalmente con molta più esperienza sulle spalle che mi permetteva, non avendo centimetri per fare il difensore centrale, di sopperire magari marcando anche ragazzi molto più fisici e atletici di me. Un'altra cosa probabilmente, che oggi mancano totalmente forse i terzini sinistri, perché spesso troviamo Pedri Spinazzola, no? Che è uno dei migliori terzini sinistri in questo momento in Italia, destri che giocano a sinistra, quindi probabilmente in Italia si trova un po' più, andando avanti col tempo, a ricominciare a tirare fuori questi terzini, perché comunque il calcio italiano e la nazionale ne ha altamente bisogno. Sì, prima di Spinazzola per anni abbiamo provato Darmian, no? Che faceva, esatto, entrambe le fasce. Senti, partiamo dal giovane Stefano, no? Nasce a Roma, capitale, però poi ti ritrovi a Siracusa. Allora, qui dobbiamo sfatarlo, perché la Panini fa un grosso errore. Ecco. La Panini, mi hanno chiamato più volte. Da Roma, dopo due anni di Serie D, ad Acilia, dove giovanissimo e senza regolamentazioni under, giocavo un anno e mezzo da titolare, mi sono trovato a Ischia, non a Siracusa, perché a Siracusa ci ha giocato un mio omonimo, Stefano De Angelis, che è l'attuale direttore sportivo del Campobasso. Okay. Parecchi sbagliano, anche altri due colleghi hanno fatto questo errore. Perché quindi, infatti nella cosa... E la Panini continua a fare questo errore. Io... Infatti su Wikipedia, tramite un mio amico, abbiamo fatto cambiare anche il fatto che comunque a Siracusa non ci ho mai giocato. Infatti, è una bella piazza, ma non ho mai calcato quel campo. Quindi diciamo dalla Cilia poi sono andato direttamente in C1 a Ischia, dove ho cominciato a tirare i primi calci da professionista. Senti, da lì poi ti sposti a Cosenza, che tutt'oggi è la città che poi ti ha adottato, la città dove anche tu hai deciso di rimanere con la tua famiglia. Forse la tappa più importante in quel momento per la tua carriera. Avevi altre offerte prima di andare a Cosenza? Guarda, dopo tre anni di C1, sempre titolare, quindi con sempre oltre 30 partite tra Ischia e Gualdo Tadino, dove abbiamo anche sfiorato un'impresa col Cosenza che vinse quel campionato insieme alla Ternana, no? Noi arrivavamo terzi. E dopo sei anni, a 24 anni, quasi quasi uno non ci avrebbe sperato più. Invece, fortunatamente, arrivarono due richieste, una dal Pescara, che era in Serie B in quell'anno, una dal Cosenza. Mentre ero sulla strada ad andare a Pescara, Pagliuso mi è venuto a prendere direttamente a casa insieme a Ciccio Marino,
e mi hanno dirottato in un modo o in un altro verso Cosenza, dove comunque, ripeto, mi sono trovato subito benissimo, dove comunque ho effettuato dei buoni campionati, dove ho trovato comunque la donna della mia vita. Quindi devo ringraziare Pagliuso per tutto questo. Si faceva così una volta, però, Stefano? Sì, sì, era così. Era così e ripeto, sull'Adriatica mi sono venuto a prendere, quindi è stato un colpo di fortuna, ripeto, perché comunque sia, come ho detto all'inizio intervista, devo sempre ringraziare veramente che ho avuto la possibilità di fare tanti anni alla Serie B e di questo devo ringraziare, ripeto, la famiglia Pagliuso. Senti, a Cosenza bei momenti, no? Io ricordo uno spogliatoio con Zampagna, con Imbriani, lo ricordi, Carmelo? Benissimo, Carmelo, sì, anche perché il primo viaggio per venire a Cosenza dopo le nostre firme la facemmo insieme io e Carmelo, no? Perché poi in quel periodo ballavo fra Ischia, dove sono cresciuto, diciamo, calcisticamente i primi anni, a Roma, lui stando a Napoli, ci siamo conosciuti, scendevamo giù e purtroppo il primo intoppo è stato la macchina che ci si è fermata sull'autostrada, tutte e due insieme, quindi col camion che ci è venuto a prendere, col rimorchio. Poi fortunatamente siamo arrivati a Cosenza, dove comunque abbiamo fatto entrambi un ottimo campionato per essere il primo anno in Serie B. Però altre due figure io te le voglio ricordare, Mondonico e Gigi Lentini. Ma guarda, due personaggi forti, un padre, ma neanche un padre e un figlio, due fratelli e da Gigi ho imparato tanto perché comunque sia, dopo tutto quello che aveva passato, sia in negativo che in positivo, e tanto in positivo perché è stato uno dei giocatori più pagati della storia inizio anni 90, no? Trovarsi ad allenarsi con un giocatore che ha fatto il calcio importante e a mettere in campo a nostra disposizione, oltre alla sua esperienza, la sua umiltà, ci ha dato tanto. Ad esempio il primo della fila a correre, il primo ad arrivare al campo, l'ultimo ad andare via. Quindi per me, anche se non ero più giovanissimo, è stato un grande insegnamento. Per quanto riguarda il mister, ovviamente stiamo parlando del top, delle persone che più che altro era un gestore. Un gestore dello spogliatoio, riuscire a farlo alla grande, con uno spogliatoio anche importante e non facilissimo da gestire come era il nostro. E questo gli ha dato atto. Poi ripeto, il rapporto fra loro due era, non so, noi andavamo al campo anche contenti di vedere il rapporto che c'era, perché spesso e volentieri litigavano come due fratelli, però alla fine era un amore veramente fraterno, come ho detto. Senti, tra l'altro Mondonico forse è arrivato pure in un momento non proprio, no? Sì, diciamo che non era facile, anche perché è un momento in cui purtroppo sono accadute cose anche a livello societario abbastanza pesanti, che hanno comunque compromesso poi il futuro di quel Cosenza, ingiustamente, anche perché con gli anni a seguire non hanno fatto iscrivere a squadre che veramente erano impelagate con l'acqua fino alla gola, invece Cosenza per un niente è stato escluso dal campionato. Tra l'altro, Stefano, molti lo dicono, molti lo ripetono, tu eri lì, quello era tra l'altro uno dei migliori Cosenza. Assolutamente sì, fatto da calciatori che avevano giocato la maggior parte in Serie A, però purtroppo le problematiche che nascono in una stagione nata male a ottobre, dura da portare avanti, ha portato poi a quello che purtroppo nessuno voleva. Di Salerno invece, che ricordi hai? Noi giochiamo spesso con le figurine, io mi ricordo che eri accanto a Cristian Molinaro, a proposito dei terzini sinistri, poi ha fatto una carriera che tutti sappiamo, e c'era un giovanissimo Gregucci. E ora te la spiego. Infatti con Cristian sono rimasto in ottimi rapporti. Dopo il fallimento del Cosenza mi ritrovo a Salerno, fummo ripescati dalla C1 in Serie B con il famoso campionato a 24 squadre. E c'era il giovanissimo Molinaro che in quel momento era fuori rosa. Squadra abbastanza competitiva, formata comunque da giocatori importanti, tipo Bombardini su tutto, Davide che era un giocatore che con quella categoria non c'entrava assolutamente nulla. Un altro che ha cambiato ruolo negli anni perché poteva giocare dove. Un giocatore fortissimo, probabilmente il più forte con il quale ho giocato. Accadde che quarta, quinta giornata di campionato, Molinaro fuori rosa. A Messina ho avuto un brutto infortunio, terzino sinistro, io titolare di quella salernitana, allora allenata da Pioli inizialmente. Poi Gregucci è arrivato. Gregucci il secondo anno. Il secondo. Allenata da Pioli, sono caduto male in un contrasto aereo, mi sono fratturato la clavicola che mi ha tenuto fuori 3 mesi e mezzo, 4 mesi. Il giovedì, prima dell'intervento, ci convoca mister Pioli, eravamo un po' quelli della vecchia guardia, Breda, Roberto Breda, Bombardini, Olivi, un po' più esperti, e ci chiede a noi, questa è l'umiltà di un allenatore che poi è arrivato oggi al Milan, essere uno dei migliori allenatori italiani, no?
e ci chiede: ragazzi, io ho fuori rosa, dove vi c'è un Molinaro? Chi prendiamo? Noi vediamo questo Molinaro che fisicamente era un animale, ma ci doppiava. Quando facevamo le distanze ci doppiava. Lui ha finito, che ne so, 10 volte i 1000 e noi stavamo ancora al quinto. Una forza della natura. Contro i miei interessi, io dico, buttiamo dentro Molinaro. Tanto io devo stare fermo parecchio, visto, c'è un problema. Succede che Molinaro esplode. Esplode e diventa Molinaro. Juventus, Torino, Stoccarda, quindi ha fatto una carriera importante. Tuttora Cristian chiama la mia clavicola, clavicola Molinaro, perché tutto è derivato da quello. Sono contento con lui perché poi, ripeto, è un ragazzo che ha una fame e che si metteva lì a fine allenamento per migliorare questo piede, che comunque non è delicatissimo, e che però l'ha portato, questa voglia l'ha portata a essere poi il Molinaro che ha fatto tantissime partite in Serie A. Assolutamente. Un po' l'umiltà, come l'ha avuta Grosso, no? Un ragazzo preso dal nulla che è arrivato al Mondiale, insomma, ha fatto quello che ha fatto. Ma è vero che Cellino a Cagliari ha detto, beh ragazzi, in questa campagna acquisti che era un po' arrabbiato, che non era riuscito a risalire, compro il miglior portiere della Serie B, Armando Pantanelli, e il miglior terzino, Stefano De Angelis? Sì, l'ha detto. L'ha detto anche perché è uscito, diciamo che Pantanelli lì a Cagliari ha rispettato le aspettative, ha fatto bene. Poi purtroppo io ero in comproprietà, a differenza di Armando, era a metà fra Cosenza e Cagliari. Ci fu un picco colli, purtroppo, ero gestito da un procuratore che, vabbè, non faccio nomi per correttezza, è successo questo, io dovevo passare dal Cagliari alla Regina di Bortolo Mutti, doveva andare. È successo che io vado da Cellino a chiedere di essere ceduto a Cosenza perché volevo tornare a casa e sono rimasto a Cosenza purtroppo, diciamo fra virgolette, perché poi fu quell'anno che è successo il casino, il patatrac con quello che è successo a livello societario e purtroppo per com'è andata questo qui, perché ripeto, era una situazione a Cagliari dove comunque si stava bene, dove comunque ho fatto un buon anno a parte tutto. Avrei voluto andare con Bortolo Mutti, ovviamente, con quello che poi mi fece esordire in Serie B. Quindi è andato tutto storto, ma non perché sono andato a Cosenza, per il fatto che poi purtroppo a Cosenza le cose non sono andate come dovevano andare per tanti motivi, soprattutto extracalcistici. Senti, ma è vero che Fabrizio Cammarata era pronto a tirare un calcio di rigore, tu hai detto no, ci penso io, e l'hai sbagliato. Allora, altro aneddoto importante, perché venivamo da 4 rigori sbagliati consecutivamente. Mi ricordo pure i rigoristi, Daniele, mi sembra Daniele Conti, che era uno dei migliori rigoristi, anche se era giovane, lo sbagliò Esposito, lo sbagliò Cammarata e lo sbagliò Suazzu. Vabbè, hanno tirato tutti attaccanti, me lo presento io. E invece me l'ha parato, però abbiamo vinto 1-0, ha portato bene almeno. Tra l'altro i mancini, solitamente è vera questa cosa, che i mancini sui calci di rigore sono tra virgolette un po' più favoriti, perché è difficile capire dove va a tirare un mancino, o è una leggenda? Ma è una leggenda, anche perché lì può darsi prima, sì, oggi che è tutto studiato a tavolino, bravissimo, i portieri bene o male studiano come gli allenatori studiano la partita in totale, in globale degli avversari. C'è poi il preparatore dei portieri o l'eventuale rigorista che studia il portiere o il portiere che studia il rigorista, quindi è anche più facile oggi in tutti e due i campi sia tirare che parare, perché c'è un livello di difficoltà che si è alzato, soprattutto per le videoanalisi che vengono fatte quotidianamente. Ad Avellino invece hai un buon ricordo, io leggo ancora delle cose in giro, spesso e volentieri ti telefonano, insomma ti ricordano con piacere ad Avellino. Tu che ricordo hai ad Avellino? No, un ricordo splendido, anche perché lì abbiamo vinto il campionato in C1, l'anno dopo in Serie B ho fatto il capitano, quindi ho un ottimo rapporto con la piazza, con cui mi sono lasciato molto bene, anche perché poi dopo il fallimento dell'Avellino fui richiamato dalla cordata di Taccone, quella che poi ha portato l'Avellino in Serie B a sfilare la Serie A. Che poi c'era Toscano, anche Luca Altomare come vice. L'anno dopo, quando sono saliti in Serie B, sì, sì, esatto. E feci una scelta di vita anche lì, perché mi andai a dimezzare quasi completamente lo stipendio che avevo con la Versa Normanna per andare a fare la Serie D della nuova gestione Taccone, e lì con molte difficoltà, perché partimmo in ritardo, partimmo quasi una settimana dal campionato in ritiro, addirittura contro subito il Sambiase, che era una delle squadre che in quel periodo era stata allestita per vincere il campionato, e finimmo quinti a pari punti con la Rossanese, con cui vincemmo lo spareggio
per fare i playoff a Matera, che è un campo che mi porta abbastanza fortuna a me. E dopodiché con i playoff, anche se perdendoli poi con il Lamezia, siamo approdati in serie C2, e da lì poi il cammino importante dell'Avellino. Quindi anche per questa scelta che ho fatto, importante, che penso pochi avrebbero fatto a fine carriera, perché comunque uno a fine carriera guarda anche, cerca di, guarda anche la pecunia, no? E invece lì l'ho fatta per una scelta, perché comunque è una piazza che in C e in B mi ha dato tantissimo, se non legati a me, quindi l'ho fatta a ben volere, poi i risultati comunque sono venuti. Vabbè, è un po' come qualche tuo collega che è ritornato in D a giocare col Cosenza, quando insomma doveva un po', sì, risalire la china, Nello Parisi su tutti, ma anche Luca Altomare. Senti, oggi alleni. Sei partito con le giovanili, io ti osservavo, ti ho sempre osservato con particolare attenzione. Che allenatore sei, Stefano? Ti agiti sempre? Dipende dai momenti, dipende dalla partita, in base a come stiamo andando, sì. Dipende poi. Questo, diciamo che sono abbastanza cresciuto rispetto a 10 anni fa, quando, a 9 anni fa, quando ho cominciato. Dipende anche dalla squadra che è in campo. È normale che nei momenti di difficoltà devi uscire, ma non in De Angelis, in qualunque allenatore, la lucidità dell'allenatore per dare più tranquillità ai suoi ragazzi, soprattutto, ecco, come ho detto, nei momenti di poca lucidità della squadra, momenti di difficoltà. Sto crescendo, sto studiando tanto, anche perché spesso sono andato a vedere, anche come poco detto fa, gli allenamenti di Mister Pioli, gli allenamenti di Giampaolo, a cui sono molto legato. È normale che oggi come oggi fare una carriera da allenatore è un po' complicato per tanti motivi, no? Spesso e volentieri non contano i risultati, ma magari essere agganciato al treno giusto. Ma ripeto, come ringrazio Dio di aver fatto una buona carriera da calciatore, in questo momento sto ringraziando anche per quello che sto facendo da allenatore, perché comunque sia, piccole soddisfazioni o grandi, non lo so, dipende da come uno le può vedere, per me sono sempre grandi, le sto ottenendo da quando ho cominciato, perché comunque ho vinto un paio di campionati di eccellenza, ho fatto bene in Serie D, ho fatto bene anche in C1 a Cosenza, ho fatto bene con le primavere. Quindi qualche soddisfazione nel mio piccolo me la sono presa, sperando di continuare a prendercela anche un po' più importante andando avanti. Siamo quasi addirittura d'arrivo. Ti chiedo se nel futuro vedi ancora la panchina, giovani, meno giovani, o se pensi, stai pensando, ci penserai, potrebbe essere, insomma, rimani sempre nel calcio, ma magari ti reinventi un po' come hai fatto in campo, che è ripartito terzino e sei diventato centrale. Allora Fabio, è normale che 46 anni passati, suonati, diciamo, sono una situazione ibrida per quanto riguarda il diventare un tipo di allenatore o rimanere un allenatore, diciamo, di seconda fascia, no? Come in questo caso. Quindi probabilmente ci penserò più là. Quest'anno continuerò la mia avventura da allenatore, sperando di fare il meglio possibile. Poi più là probabilmente già sto pensando magari a primi una nuova collocazione sempre nel calcio, magari come osservatore, visto che comunque in questi anni ho aiutato un po' di squadre professionistiche, anche di Serie A, a centrare degli obiettivi importanti con ragazzi anche del posto, del sud Italia in generale. Sei partito, no? Da Molinara? Diciamo di sì, lì abbastanza, lì è stato anche un colpo di sfortuna a sfavore mio. Però ripeto, visto che ho anche un buon occhio, perché tanti ragazzi che adesso sono anche in squadre, ripeto, professionistiche, primavere, che dico, faccio due nomi su tutti, Manzari che ha esordito con Sassuolo due settimane fa titolare in casa, Lella che è un altro ragazzo del 2000 come Manzari, che avevo a Cagliari, che avevo a Bari, si è trovato a fare 4 anni di contratto, mi sembra, a Cagliari, quindi giocatori che in quel momento ancora non avevano espresso quello che erano le loro potenzialità, quindi io ho dato una mano a quello, a farli crescere, a quello che già avevano dentro, e quindi sotto questo punto di vista ho la presunzione di dire di avere un po' di occhio per i ragazzi un po' più giovani, quindi non, diciamo che non mi dispiacerebbe in futuro anche avere una situazione da osservatore magari per qualche club importante di Serie A. Senti, l'ultima, Stefano, ce l'hai un rimpianto? Ma guarda, ripeto, ringrazio sempre il Signore che mi ha fatto fare questa carriera, perché ho fatto poi il lavoro più bello del mondo. Come hai detto te, magari non sono arrivato in Serie A, però io penso già aver fatto tanti anni di Serie B, tanti anni di Serie C, aver cominciato anche una nuova carriera da allenatore. In quel calcio la Serie B è la Serie A. Esatto, quindi i rimpianti ce ne sono, magari per scelte sbagliate, perché comunque sia da calciatore soprattutto. Perché magari da calciatore ti senti un po' più onnipotente, ti senti intoccabile, invece oggi col senno del poi magari un paio di scelte le avrei cambiate sicuramente.
Però ripeto, sono estremamente soddisfatto di quello che ho fatto, perché poi, come ho detto poco fa, il sogno di ogni bambino è arrivare a giocare a calcio a certi livelli. Io sono contento di averlo fatto soprattutto con una città che amo come Cosenza, aver dimostrato il mio valore, soprattutto i migliori miei anni, averli passati a Cosenza. Ripeto, va bene così per me. Grazie a Stefano De Angelis, grazie, gli rubo proprio le sue parole, al miglior terzinaccio mai visto in circolazione. Alla prossima puntata di Legends. Grazie.